La gara di ieri con la Salernitana ha fatto calare il sipario su un campionato che è stata un'agonia per il Pescara. Salutata la B, la società biancazzurra torna in Serie C a distanza di 11 anni ed è già il momento di preparare il futuro. Sempre ieri, bocche cucite in casa Pescara, nell'attesa della convocazione di una conferenza stampa da parte del presidente Daniele Sebastiani per fare chiarezza sul futuro. E invece, stamani sul sito ufficiale della società sono apparse le dichiarazioni testuali del massimo dirigente biancazzurro, tese a scusarsi per gli errori commessi in questi mesi che hanno portato alla retrocessione, ma anche a rassicurare i tifosi circa l'imminente futuro. Indietro non si torna, spiega Sebastiani, ed è inutile trovare giustificazioni per descrivere questo momento infelice per i colori biancazzurri, che ci vede dopo 11 anni tornare in terza serie a fronte di una stagione difficile, travagliata e deludente, ma soprattutto pregna di scelte sbagliate. Sebastiani rivolge un pensiero ai dipendenti e collaboratori dell'intera struttura della Pescara Calcio e ai tifosi delusi dai risultati. E prosegue. A tutti voglio dare la mia rassicurazione per il futuro. Abbiamo una società sana, pronta a iscriversi al prossimo campionato e in grado di allestire una compagine competitiva per cercare una pronta risalita. Cercheremo di portare avanti i nostri progetti giovanili e le tante iniziative oggi in atto, la creazione e la gestione di nuovi centri, utili soprattutto per alimentare quella fiamma di appartenenza comune a tutti noi. Infine, prosegue il presidente del Pescara, sento il dovere di scusarmi con tutte le persone che amano davvero questi colori per la situazione che stiamo vivendo, per la delusione e la rabbia. Ci tengo a dire che da principale responsabile del nostro amato Delfino nutro il vostro stesso sentimento, ma nonostante questo enorme peso oggi non posso permettermi di alzare bandiera bianca. Le delusioni spesso aprono gli occhi e da questo oggi si deve ripartire cercando di rimediare ad errori e chiedendo a voi tutti di stare vicini ai colori biancazzurri. Parole queste che sembrano il chiaro segnale di una volontà di cambiare le cose e intraprendere una strategia nuova, un modo diverso di fare calcio rispetto a quello finora praticato, che ha portato a successi fino a un certo momento, ma poi ad un successivo decadimento, fino alla retrocessione. Parole che sanno di un voler ripartire da zero, con un nuovo progetto tecnico, una nuova direzione sportiva e una rosa da rifondare. Punti che sembrano ineludibili per pianificare un campionato di Serie C da protagonisti.